Brutta gara e logico 0-0 al De Marsi fra due squadre che si sono praticamente annullate in 90 minuti, che si fa fatica a commentare data la pochezza di gioco in un match disputato su un campo al limite della praticabilità a causa della pioggia caduta per gran parte del match. Dopo le sconfitte con Castelfidardo e Fermana ci si attendeva qualcosa in più da Bisegna e compagni, che hanno messo in campo tanta buona volontà e poco altro. Per il Monticelli non è stato così difficile uscire dal De Marsi con un punto sicuramente meritato. Si comincia con uno striscione di contestazione della Nord contro squadre e società. Le ultime sconfitte, oltre ad aver allontanato la zona playoff, hanno infatti acuito il clima di diffidenza degli ultrabiancoverdi nei confronti di Bisegna e compagni. Nel freddo e grigio pomeriggio del De Marsi, poco più di 250 i tifosi presenti sugli spalti. I 22 in campo sembrano adeguarsi al piovoso pomeriggio avezzanese, dando vita ad una gara deludente, priva di emozioni. Per i due portieri Davino e Mecca, nemmeno un intervento di ordinaria amministrazione nella prima mezz'ora di gioco, contrassegnata dalle pessime condizioni del campo, che non ha certo agevolato le giocate delle due formazioni. Bisogna così attendere tra sbadiglie e qualche fischio l'ultimo minuto di gioco del primo tempo per vedere una conclusione insidiosa del marchigiano Margarita, che dai 28 metri alza però il pallone sopra la traversa della porta difesa da Davino. Nella ripresa si ricomincia sulla stessa falsa riga del primo tempo, con tanta buona volontà dei giocatori in campo ma poche idee. Il campo sempre più pesante complica ancora più le cose. Al quarto d'ora e dunque dopo un'ora esatta di gioco arriva la prima conclusione nello specchio della porta ad opera di Genova dell'Avezzano, con una parata facile facile di Mecca. Passa un minuto e tocca a Bisegna provarci dalla distanza con il pallone, che però termina alto. L'Avezzano spinge, ma per i ragazzi di Lucarelli non è giornata, visto che solo su punizione al 35esimo i biancoverdi si rendono pericolosi con una conclusione di Tabacco che viene parata da Mecca. Il finale vede il forcing infruttuoso dei padroni di casa, che devono così masticare ancora amaro per uno 0-0 che serve davvero a poco. E al 91esimo bocche cucite in casa avezzanese per il silenzio stampa deciso dopo la sconfitta di Fermo. Silenzio stampa in casa Avezzano, parla invece il tecnico del Monticelli Stallone. 90 minuti che hanno detto poco, però d'accordo. Ma hanno detto poco da un punto di vista tecnico, ma non poteva essere diversamente, non per volontà né del tecnico Stallone né del tecnico dell'Avezzano in questo caso, vuol dire è dovuto solamente al campo, campo totalmente impraticabile, campo non per giocare una partita di calcio, campo con un fango che voglio dire fermava ogni tipo di azione di gioco e quindi era impossibile giocare, quindi voglio dire si sono visti invece 22 ragazzi in campo che hanno messo il cuore, hanno messo l'anima, l'entusiasmo, il sacrificio per voler fare il risultato a tutti i costi, quindi un plauso a tutte e due le squadre che hanno dimostrato che stanno sul pezzo, che non mollano un centimetro, ricordando la famosa frase di Al Pacino, centimetro per centimetro, e questo dovrebbe essere secondo me molto molto positivo, perché in un campionato così difficile dove ogni domenica c'è un equilibrio massimo, ci sono almeno 8-9 squadre coinvolte per questo sest'ultimo posto, non si può mollare di un centimetro, quindi complimenti ai miei ma complimenti anche all'Avezzano. Tifosi di casa che però non hanno gradito lo spettacolo e soprattutto lo 0-0. Ma i tifosi di casa, da quello che so, sono in contestazione non tanto dalla partita di oggi ma da un po' di tempo. Io dalle immagini che ho visto, secondo me l'Avezzano nelle ultime partite è stato molto molto sfortunato, meritava di più, aveva fatto un gran gioco, un bel gioco, e aveva perso delle partite in maniera immeritata. Oggi invece chiaramente il gioco non c'è stato da parte di nessuna due squadre, pur essendo due squadre che hanno nel loro DNA, nella loro identità e la volontà di giocare, ma lo ripeto, non è un alibi, è un dato di fatto, basta se riprendete due secondi da vicino il campo, era impossibile giocare, quindi oggi non era la partita per palatifini, oggi era una partita per gente che doveva vedere l'entusiasmo, la grinta, la voglia di lottare, e credo che i giocatori dell'Avezzano e i giocatori del Monticelli meritano un applauso per come hanno sudato sette camicie fino all'ultimo minuto.